Benvenuti o bentornati su questo canale. Oggi ho l'immenso piacere di avere qui con me Maria Teresa e non è la prima volta che è nostra ospite. Infatti Maria Teresa ha un rapporto piuttosto speciale con il piccolo popolo e ci ha reso partecipi di alcuni scatti fatti che immortalano queste magiche creature. Ma oltre alle immagini, Maria Teresa oggi è venuta a raccontarci una storia fantastica. Ma ve lo faccio dire direttamente da lei. Benvenuta Maria Teresa, grazie per essere qui. Ciao Monica, ciao a tutti. Io da poco che vivo, sono venuta a vivere nelle Valli Astigiane e la mia borgata è tutta circondata di boschi, ce ne sono tantissimi. Io mi inoltro sempre nei boschi e camminando, passeggiando casualmente ho visto questo alberello perché è giovane e ho iniziato a fare foto e con mia sorpresa quando sono tornata a casa ho visto che agli occhi ci sono gli occhi di questo albero che mi seguiva perché io facendo le foto mi spostavo di posizione e lui mi seguiva con gli occhi. Fantastico, e veramente sono rimasta molto sorpresa. Ed effettivamente sembra proprio che questo albero abbia gli occhi. Ma vorrei sapere, Maria Teresa, come hai iniziato? Perché hai cominciato a fare delle foto nei boschi? Da dove è partito questo impulso? Allora, questa è una valle magica, cioè secondo me dove c'è tanta natura, c'è magia ovunque. Ma questi luoghi qua sono particolarmente, visto che sono immersi nella natura, io, tu lo sai perché ti ho inviato la foto, ho fatto una foto a un albero e lì sopra ho visto fotografato degli gnomi. Per la prima volta ho visto degli gnomi nella mia foto sul mio cellulare. Da lì poi è iniziato tutto. A parte che lì, se, quando entri nel bosco li percepisco, non sono sola, mi sento osservata. Io sento magia nella natura, forse è una cosa innata, naturale. Io sento sta magia. La natura è magia. Questi sono i primi gnomi che facendo le foto, le prime foto che ho fatto, che ho visto degli gnomi sugli alberi, per quello che faccio foto agli alberi, Monica. E mi stai parlando di questa foto, dove almeno io chiaramente vedo un omino con una barba bianca. Ma andiamo avanti. La foto successiva è molto interessante. Si vede un essere con cappello e una camicia a scacchi. Che cosa mi racconti di queste immagini? Questa è davvero bella, Monica. Si vede l'elfo e vicino, e poi c'è anche lo gnomo e ce ne sono altri. Questa è veramente bella. Questa l'ho fatta all'abbazia di Castelnuovo Don Bosco, dove c'era la casa di Don Bosco. Questa è bellissima. Passiamo alla foto successiva dove tra la sterpaglia si vede chiaramente un visetto sorridente e sembrerebbe quello di un ragazzo, sicuramente giovane. Cosa ne pensi, Maria Teresa? Ma guarda Monica, a me sembra proprio che sia uno spirito del bosco. Non riesco a dare altra spiegazione, ecco. La foto successiva è davvero suggestiva perché sembra sbucare da dietro l'albero un viso dolcissimo, dai grandissimi occhi scuri. Allora, io quella foto l'ho fatta in un altro posto, sempre qui nel paese, ma in un altro bosco. Guarda, a me quella figura lì, parte la dolcezza, e secondo me è un volto femminile, esprime tantissima dolcezza e che non siamo soli. Quando noi ci immergiamo nella natura non siamo soli, sono popoli
di un'altra dimensione, sono un popolo che vive nell'astrale, che volendo si può materializzare. Però c'è magia ovunque, c'è vita ovunque. Monica, io ho scoperto questo ed è una meraviglia. Questa è una frase meravigliosa. C'è magia. E come dici tu, è una meraviglia. Ma qual è il messaggio che vorresti lasciare alle persone che ci hanno seguito fino a questo momento? Cosa vorresti aggiungere alle tue immagini? Guarda, un messaggio, cosa posso dirti? Che siamo magia, che c'è magia intorno a noi, che c'è vita intorno a noi. Basta veramente essere più umili, veramente metterci in contatto con la natura, con rispetto e umiltà. E tutto il popolo si presenterà a noi. Questo è il mio messaggio. E non riesco a immaginare un augurio più bello. Grazie Maria Teresa per esserti messa in gioco e per aver condiviso il tuo magico mondo con noi. Voglio soltanto aggiungere che anch'io mi auguro che continui a fiorire e a crescere la magia nei vostri cuori. Non permettete mai a nessuno di spegnerla. E come sempre ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale, puoi farlo condividendo i miei video con amici e parenti. Ti chiedo inoltre di lasciarmi un like. E se non sei iscritto, iscriviti a questo canale. A te non costa niente, è gratuito ed io potrò continuare a cercare e a creare nuove storie per te. In ogni caso, spero di rivederti molto presto nel prossimo video. E nella prossima storia.